Per non morire di mafia, lo spettacolo simbolo della lotta alla criminalità organizzata compie 10 anni e arriva a Padova. Il testo scritto dall'ex presidente del Senato ed ex procuratore siciliano Pietro Grasso. Il servizio di Rossana Caviglioli. Furono uccisi il segretario della DC, Michele Rina, il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova. 30 anni di lotta contro la criminalità organizzata raccontata dal punto di vista di uno dei suoi protagonisti, l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. È dal suo libro autobiografico Per non morire di mafia che prende il via lo spettacolo con Sebastiano Lomonaco in scena alle Maddalene di Padova fino al 18 dicembre. Una guerra difficile e delicata che Grasso e la sua famiglia hanno vissuto in prima persona. Un pomeriggio al rientro dal Palazzo di Giustizia trovai mia moglie completamente sconvolta. Qualche minuto prima una persona aveva suonato al citofono e mandato questo avvertimento. Signora Grasso, i figli si sa quando escono, ma non si sa se tornano. Piero Grasso ha conosciuto, frequentato tutti i personaggi che nominiamo in questo teatro, ma alla fine è la storia di un uomo. Di un uomo semplice, di un uomo per bene, nonostante le intimidazioni, le delegittimazioni anche professionali che ha subito, lui è un uomo di grande speranza. Per combattere la mafia è necessario conoscerla, dicevano Falcone e Borsellino, ma secondo Grasso non è sufficiente. È indispensabile infatti anche sapere con precisione e far capire a tutti quanto sia pericolosa. Bisogna urlare. Il silenzio è, diciamo, l'ossigeno attraverso il quale i fenomeni criminali continuano a progredire nella loro strada. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione. C'è Uno Mattina, TG1 alle 9. Arrivederci e una buona giornata.